Questi colori sarebbero piaciuti molto a Cesare Fracanzano, figlio d'arte, pittore seicentesco, caravaggesco nei tratti, allievo a Napoli del grande De Rivera ed artista dei colori accesi influenzati dal pittore fiammingo Van Dyck. Questo è il tramonto su cui si affaccia la Pinacoteca Diocesana di Trani, uno scenario perfetto che lo scorso 2 settembre ha ospitato il professor Ruggero D'Oronzo, studioso d'arte, in una performance di taglio superiore, una illustrazione storica sull'artista Cesare Fracanzano. Le opere di Fracanzano sono opere figlie del suo tempo, perché Fracanzano è figlio del suo tempo. Non a caso la maggior parte delle opere raffigurano soggetti religiosi che vengono, come dire, pubblicizzati, tra virgolette, anche a seguito di quello che è il Concilio di Trento. All'attenzione che ha la Chiesa romana a sottolineare l'importanza dei sette sacramenti. La bellezza del divino è un tuo libro di qualche anno fa, monografico, che è scritto proprio sulle opere pugliesi di Cesare Fracanzano. Qual è la cifra della bellezza individuale nella sua opera? Allora, secondo me la bellezza che va individuata e che va riconfermata della sua opera è la conoscenza di tali tele. E la sua bellezza, secondo me, è la conoscenza di questi quadri, perché se c'è conoscenza c'è valorizzazione e attraverso la valorizzazione c'è la fruizione. Quindi la bellezza va individuata e ricercata in questo recupero delle opere, non soltanto di Fracanzano, ma posso dire anche di tanti altri artisti che girando nelle nostre chiese, che girando tra le nostre chiese, possiamo individuare e che spesso sono lì che hanno soltanto bisogno di essere riscoperti. Ma la cosa interessante è che nasce già in una famiglia artistica, perché suo padre, veronese di nascita ma meridionale di formazione, quindi ha la possibilità di crescere tra i pennelli, tra i colori, tra le tele di suo padre. E nel 1622, insieme a suo fratello, decide di partire per Napoli ed entrare in quella che è la bottega di Rivera, che è stato uno dei maggiori rappresentanti a seguito della morte di Caravaggio, che recupera il linguaggio caravaggesco. E c'è da dire che soprattutto il primo periodo risente fortemente di questa conoscenza del Rivera. Alle tue spalle il Cristo Portacroce di Cesare Fracanzano, lo vogliamo vedere, è una delle opere, diciamo, più conosciute. Cristo Portacroce è una delle opere certamente molto interessanti anche qua della Pinacoteca Diocesana di Trani, tradisce benissimo quello che è il periodo in cui Fracanzano lavora e si forma, e che quindi il suo linguaggio attraverso queste tematiche risente di quelli che erano gli antichi credenti. Quindi rimettere al centro la figura di Cristo, la figura dei santi, la figura della Vergine, che dovevano in un certo qual senso aiutare i fedeli a crescere dal punto di vista religioso. Ma non è stato solo un appuntamento con l'arte, ma anche con la musica. Infatti sullo spazio antistante la Pinacoteca Diocesana si è esibito il Time to Quartet, una formazione di giovani di archi che ha incantato i presenti, fra il tributo a Ennio Morricone e l'omaggio al tango di Astor Piazzolla e qualche incursione su brani iconici pop rock. Anche del professor Ruggero D'Oronzo è stata una svolta un po' per la nostra Pinacoteca, perché Ruggero, dico, che è uno dei massimi esponenti studiosi di Fracanzano in tutta la Puglia, ma anche forse nel sud Italia. Ha fatto un focus molto bello e interessante appunto su tutta la storia di Cesare Fracanzano, dei fratelli, e ci ha raccontato degli aneddoti di Fracanzano che ci lasciano riflettere. E la storia continua con altri appuntamenti con il professor D'Oronzo, perché parleremo ancora di Gliri e parleremo della scuola bitontina, della pittura bitontina. Il Polo Museale chiama, la Trani Culturale risponde, diciamo, una grande soddisfazione. Sono convinto che c'è una parte di Trani che è molto interessata all'arte, alla storia soprattutto, e quando si offre alla gente la storia, quella vera,
quando si offre alla gente piccole pillole di cultura, la gente resta sempre soddisfatta, compiaciuta, e ovviamente la risposta è quella che ogni volta abbiamo il sold out totale. Volendo, diciamo, fare una sintesi, volendo disegnare il percorso museale che viene proposto alla comunità, da dove partiamo? Beh, sicuramente partiremo dal Polo, no? Che è un insieme di spazi museali, quindi dal Museo Diocesano, il Museo della Macchina Peschiera, che è il primo museo in Italia, la Pinacoteca Diocesana, l'antica Sinagoga di Scola Grande, che è la più antica, appunto, sinagoga di Puglia, il Museo di Storia Ebraica, con ovviamente l'aggiunta della chicca del Museo di Donuva a Bisceglie, che è gestito anche dalla Fondazione Sinagoga.